Sul PD è aperto un dibattito, come vedete, non mancano argomenti e discussioni. Io sono dell'opinione che bisogna fare un congresso molto politico, molto legato alla nostra identità, al nostro profilo culturale. Siamo di fronte ad una crisi del capitalismo come probabilmente soltanto qualche anno fa non era neanche immaginabile. E noi abbiamo bisogno, per essere forza di sinistra che vuole rappresentare il lavoro, da chi non ce l'ha a chi ce l'ha, a chi ce l'ha con le partite IVA, all'imprenditore anche che sconta difficoltà finanziarie in questa crisi, dobbiamo ripensare un po' le nostre categorie, le nostre analisi, le nostre proposte. Deve essere un congresso che anche dal punto di vista organizzativo prova a ridare a questo partito ben vivo e ben presente una forma organizzata. E tutto questo mi porta a dire che avremo argomenti su cui discutere. Lei ha detto che c'è qualcuno che cioè avvertito a non usare il partito come un tattico per la strategia. Sì, penso che anche questo, proprio per la ragione di ciò che dobbiamo andare a discutere, io non sarei molto contento. Non sarei punto contento se si dovesse andare a discutere, come si dice in Toscana, se si dovesse andare a discutere su poche paginette se votare per Tizio o per Caio. Bisogna, secondo me, avere un dibattito molto più forte, molto più approfondito, e per me è importante che chi andrà a guidare il partito si assuma l'impegno per starci almeno 4 anni, ecco, non per andare al partito e poi poco dopo candidarsi al leader o alla presidenza del Consiglio, perché così poi si riparte da capo la settimana dopo. C'è bisogno di qualcuno che ci si dedichi in maniera forte, intensa. Aggiungo anche, senza nessun problema, che quest'idea che il leader del partito è automaticamente anche il leader candidato a fare il presidente del Consiglio ha impedito che il PD si strutturasse. In questo senso sono anche sufficientemente critico verso il lavoro che ha fatto Bersani, che ha ridato sì un profilo al partito, ma poi abbiamo visto questo partito non ha retto alle prove forti nelle quali doveva dare un servizio al Paese. Insomma, io sono convinto che se vogliamo anche cambiare il Paese, prima di tutto bisogna cambiare il Partito Democratico. Per farlo ci vuole tempo, discussione e persone che ci si dedichino a tempo pieno e per tutta la durata del mandato. È un'opinione, ce ne sono anche altre, discutiamole, poi c'è la base del partito, ci sono gli iscritti, gli elettori che si pronunceranno.